Il mio nome è Ademar, sono di etnia Kaoya e vengo a scuola per imparare. Mi piace il corso di inglese, di lingua guarani e di arte. Vengo a scuola per imparare. Vengo a scuola per aiutare altre persone. Mi piace molto la lezione di storia. Mi piacciono i corsi di inglese, matematica e scienze. Il nome è Beatrice. Mi chiamo Beatrice, sono di etnia Kaiowa. Mi piace studiare matematica e inglese. Sono Aikaina, indios Awagwaya. Sono Tatuksa, del villaggio indio Awagwaya. Il mio nome è Wariksa. Io mi chiamo Tapari, sono contento quando posso imparare. Lavoro qui nella scuola municipale indigena di Jarapó dal 1998, quando abbiamo iniziato un processo di educazione scolare indigena differenziata, adattata alla realtà del popolo Guarani Kaloa del municipio. Attualmente la scuola ha 850 alunni distribuiti in 5 unità scolari. La prima lingua insegnata a scuola è la lingua materna, il guarani. Il portoghese si insegna come seconda lingua. Noi ci occupiamo di bambini dall'asilo infantile, ossia dai 5 anni fino all'ottava classe dell'insegnamento fondamentale. A scuola procura sempre valorizzare. La scuola ha come obiettivo di valorizzare la loro cultura, fortificandone i valori culturali, e anche di migliorare la conoscenza della società esterna, che è fondamentale per la vita del popolo. Questo progetto di alfabetizzazione è partito proprio da loro. È nato per rispondere alla loro necessità di capire il mondo, fuori dal villaggio. Noi siamo venuti qui per accompagnare i popoli indigeni di queste regioni nella lotta per avere garantiti i loro diritti. Fra questi diritti, uno è l'educazione, la scuola differenziata. Il diritto all'educazione differenziata è molto bello nei documenti. I progetti sono molto belli, ma non sono messi in pratica così come dovrebbero essere. Questa scuola di Carapò non è un progetto specifico del CIMI, ma è coordinata da un membro, una missionaria del CIMI, la professoressa Anari. Lei in questo modo, con questo lavoro, aiuta a gestire questa scuola in modo che davvero corrisponda alle necessità della popolazione indigena. Io desidero studiare per essere biologa. Il mio sogno è essere biologa. Poter imparare tante cose. Poter anche andare fuori e studiare ancora di più. Apprendere molto e un giorno così poter difendere la mia gente, che parla solo la lingua Guarani Kaiowa. Il CIMI rispetta il nostro lavoro. Noi a volte stiamo in foresta per mesi interi per cacciare. Quando poi torniamo, il lavoro a scuola ricomincia come prima. È uno studio continuo. Non si perde nulla del programma. Loro hanno rispetto del nostro tempo, del tempo che abbiamo a disposizione per studiare. Per esempio, e noi andiamo nel mato, ritorniamo e ricominciamo a imparare. Non ci mandano via dicendo che non sappiamo niente. Se stiamo a lezione e passa una scimmia, noi diciamo, dobbiamo andare ad ammazzarla per mangiare.
Loro non dicono di no. Noi andiamo e cacciamo. Se siamo stati a caccia e siamo stanchi e vogliamo andare a casa, non dicono di no. Ci lasciano andare a casa. Il problema dell'educazione scolare indigena è molto grande, perché mancano professori preparati per questo obiettivo. C'è anche molta mobilità delle famiglie nei villaggi. Loro sono popoli seminomadi, cambiano spesso da qui a là. E questo rende più difficile la permanenza dei bambini a scuola. Altri villaggi non hanno strade, non c'è accesso, non ci sono scuole che funzionano, oppure le scuole sono lontane, per cui i bambini non possono raggiungerle. Non c'è denaro per pagare i professori, non c'è denaro per costruire le scuole, non c'è denaro per fare la formazione continuata, per poter imparare la lingua con cui si lavora. Si discute, sì, dell'educazione indigena, ma non viene rispettata la cultura e il modo di essere degli indigeni. Oggi si parla addirittura dell'educazione indigena superiore, ma non c'è modo di metterla in pratica. Non ci sono corsi specializzati per imparare come fare un'educazione specifica per indios. In questo modo chi si perde è il popolo indigeno, che senza un minimo di studio, senza un minimo di scolarità, non riesce a sviluppare la sua capacità di comprensione della politica pubblica, a capire molti processi della nostra società. Il fatto di non andare a scuola non permette che sviluppino la loro capacità critica e di comprensione del mondo fuori dal villaggio. Desse mondo che os rodeia. Questa scuola a Carapó è una scuola modello, è stata realizzata così, come dovrebbe essere questo tipo di scuola. Ma non dappertutto è così. Si lavora con la lingua materna, rispettando la loro cultura, le loro attività economiche, politiche, sociali. Questo è il senso del nostro lavoro. Gli Awa hanno apprezzato molto questa nostra presenza. Qui in questo villaggio abbiamo già terminato il processo di alfabetizzazione e possiamo contare su 10 giovani alfabetizzati. Il grande risultato di questo progetto di educazione differenziata è la diminuzione dell'evasione scolastica. Noi qui fortifichiamo la nostra cultura, i nostri valori. Quando non c'era l'educazione differenziata, molte persone avevano vergogna di mostrare la propria cultura, ne diminuivano l'importanza. Invece, dal 1997 ad oggi, è cresciuto l'interesse per le proprie tradizioni, anche da parte dei giovani. Il lavoro che loro stanno facendo è di riflettere su alcune questioni come le invasioni dei cercatori di minerali, dei madereiros, degli abitanti vicini della regione che entrano costantemente nella loro area. Loro discutono di queste cose in questo spazio che chiamano Paperipà, che sarebbe letteralmente la casa dove si fa la carta. Qui abbiamo costruito testi scritti che raccontano la loro realtà. Prendono spunto dall'esperienza della caccia, della pesca, delle invasioni che spesso subiscono. Questo progetto non si riassume solo come attività per insegnare a leggere e scrivere, ma è un progetto che abbraccia la comunità in modo generale. Noi lavoriamo in diversi campi che interessano la comunità. Quindi il lavoro del CIMI insieme con gli AUA si riassume in questa attività di alfabetizzazione, che però è un'azione molto più ampia. È un progetto anche politico, per costruire insieme, per conoscere la realtà, per vivere con loro giorno per giorno, condividendo la loro vita, apprendendo da loro. Veramente io imparo molto di più di quello che penso di insegnare. Sì.
Senza studio noi non riusciremo mai ad andare avanti, ad ottenere il lavoro che desideriamo. Se non abbiamo studio, conoscenza dei nostri diritti, non otterremo mai ciò che ci serve. Quindi io penso che sia giusto che studiamo, perché senza lo studio non impariamo nulla per migliorare la nostra vita. L'equipe con Rosana e Maddalena viene qui molto spesso. Si discute di educazione, di salute, di attenzione igienica e del problema delle invasioni. L'equipe partecipa alla nostra vita, alla nostra cultura. Si dialoga in reciprocità e si discute. Ci piace che ci portino notizie da fuori, che ci raccontino che cosa succede altrove. È l'unico modo per poter imparare come difenderci, per poter conservare intatta la nostra cultura.